da un avanzo in polietilene spessore 1 cm e con l'utilizzo di comuni attrezzi per la lavorazione del legno, di quelli proprio di fascia hobbistica e tanta pazienza, sono riuscito a realizzare questo supporto snodabile con attacco a French clip per il mio garage per agevolare le riprese che effettuo qua dentro, soprattutto per riprese frontali come mi vedete in questo momento e anche per riprese sul banco quando realizzo i miei piccoli tutorial. Il sistema riprende l'aggancio della fotocamera, quindi questa parte qua che troviamo comunemente installata sui classici treppiedi per riprendere i nostri contenuti, e poi con delle barrette che sono riuscito a sagomare, adesso vedrete nel video, ho realizzato questo braccetto e con dei perni spessore 6 mm, quindi delle barrette filettate poi sagomate da 6 mm, sono riuscito poi a realizzare le cerniere in questo modo e poi infine l'attacco a French clip che mi permette appunto di installare questa base, questo supporto sulla parete dove mi viene meglio, dove ho esigenza di effettuare le mie riprese. Sebi Torrisi Creative Solutions. We'll be right back.
Mi posso ritenere soddisfatto per la riuscita di questo progettino. Finalmente con questo braccio snodabile con base su French Clip posso spostare l'installazione della mia fotocamera, regolarla come voglio per riprese frontali ottimizzate e soprattutto per quelle che devono proiettare sul banco dall'alto, perché la fotocamera installata sul treppiedi, anche se alta, con la ripresa diciamo laterale, non è poi la soluzione proprio ideale per farsi capire. Quindi spero di aggiungere uno strumento che mi permetterà di divulgare ancora in maniera più chiara i miei contenuti quando soprattutto saranno effettuati su questo banco da lavoro. Avete notato sicuramente durante la realizzazione che ho utilizzato delle boccole filettate. Mi sono accorto durante la costruzione che volendo se ne può fare a meno, perché poi alla fine ho dovuto utilizzare due viti a farfalla per agevolare la stretta sulle cerniere e bloccare tutto il braccetto. Poi graffiando un po' le superfici di contatto tra le coppie rotanti sono riuscito ad aumentare l'attrito e quindi il braccetto è abbastanza stabile. Poi questa vite mi permetterà di effettuare la regolazione fine, questa di sotto di bloccare il tutto. La parte rotante ce l'ho perché è installata nello stesso attacco della fotocamera, quindi ho tanti gradi di libertà per regolare la mia fotocamera in tanti sensi e realizzare finalmente i miei contenuti. Ecco qua, in questo modo potrò realizzare le riprese pure dall'alto senza angolature strane. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo contenuto, qualche suggerimento, se avete già una soluzione per riprese dall'alto e cosa utilizzate. E una nota, il fatto che ho utilizzato del polietilene, sono stato spinto da questo materiale affascinante che comunque tagliato con molta pazienza e con utensili comuni mi ha permesso di ottenere un certo grado di precisione, con meno sorprese rispetto al legno, perché quest'ultimo in base all'umidità, al tempo, può anche piegarsi, cosa che non dovrebbe accadere con questo tipo di materiale, che comunque mi ha incuriosito tanto e finalmente ci ho realizzato qualcosa con le mie mani. Lasciate un commento, un like ben gradito, la condivisione pure. Da Sabito Risi è tutto, io vi ringrazio e alla prossima anche con questo tipo di riprese.